Una carriera politica costruita per 20 anni dentro Forza Italia. Al momento della consacrazione, la scoperta che per lui non c'era posto in quel partito al quale aveva dato tutto. Così, la scelta di spostarsi leggermente di lato per diventare il pilastro della quarta gamba di Silvio Berlusconi. Gianluca Quadrini, fino all'altro giorno capogruppo di Forza Italia in provincia, presidente della comunità montana di Arce, lo ha spiegato a Sora alle centinaia di persone intervenute per ascoltarlo. Questa doppia candidatura, sia alla Camera che alla Regione Lazio, significa grande sacrificio per il territorio. Io ci sono sempre stato, ho voluto fortemente candidarmi perché me l'hanno chiesto i 101 elettori che mi hanno votato alle ultime provinciali. Sapete, c'è il voto ponderato, quindi 101 persone hanno espresso la preferenza per me e questo dimostra che ho lavorato bene. Lo hanno voluto loro, nel momento in cui c'è stato qualche problema con il partito nel quale ho militato per 15 anni, ho scelto il partito Noi con l'Italia con lo scudo crociato, che è quello che mi ha dato asilo, ma soprattutto ha creduto in me e nelle mie potenzialità. Il nome del suo nuovo partito, quello della quarta gamba, Noi con l'Italia, diventa uno slogan e così da Noi con l'Italia Quadrini arriva a coniare il suo motto di questa campagna elettorale: Noi con la ciociaria. Lavorerò per il territorio, ma lavorerò soprattutto per i cittadini di questo territorio. Non a caso il mio slogan è Noi con la ciociaria. Noi con la ciociaria perché credo fortemente a questo paese, credo fortemente alla nostra ciociaria, ma soprattutto credo fortemente ai ciociari. Dobbiamo rilanciare questo paese attraverso il rilancio dell'economia, il rilancio delle infrastrutture, ma soprattutto una grande attenzione alla sanità. Abbiamo gli ospedali che soffrono tanto, il rapporto posti letto qui in provincia di Frosinone è notevolmente inferiore rispetto a quelli di Roma e non possiamo permettere più di essere cannibalizzati da Roma. A prescindere dal simbolo, assicura Quadrini, stesso impegno per gli elettori. Noi ci siamo, ci saremo, vogliamo assolutamente essere protagonisti e sono sicuro che il 5 marzo, quando diventerò consigliere regionale, mi adopererò ancora di più rispetto a quello che sto facendo adesso per il Sorano, ma soprattutto per tutta la provincia di Frosinone, Frosinone Cassino. Voglio essere il consigliere regionale di tutti.